Eccoci qua. Allora, andiamo subito a controllare questo allarme antincendio che mi crea ansia. Scopri da dove arriva il suono. Da qua? No. Lo devo spegnere perché mi dà fastidio. Poi guardo il telefono e tutto il resto. Vai giù. Ok, potrebbe essere un allarme antincendio. Avrò dimenticato qualcosa sul fuoco. Sniff, sniff. Non c'è niente di strano. Qui da qualche parte, ok. Adesso quando spegniamo questo coso, poi vi dico cosa penso. Ah, qua è una sveglia. All'orologio. Giornali e l'orologio. Oh, wow. Metti via i giornali. Dove? Fate smettere quel coso. Ok. Tutte queste scene per un orologio. L'orologio adesso funziona. L'avevo dimenticato qua. Sì, effettivamente il bambino l'aveva rotto, no? Perché ci sono questi vecchi giornali sotto l'orologio? Alluvione in Dordogna, agosto 1982. C'è stata un'alluvione quando lei era lì in vacanza. Sarà l'ultima volta che sono stata qui. Ok, quindi è successo qualcosa dovuto al tempo, al meteo. Quello che volevo dire è che io sono ancora sconvolta per come la nonna si è comportata l'ultima volta. Perché l'ha proprio mortificata la povera Mimi. Lei ti aveva appena reso partecipe di un suo segreto, ti aveva fatto conoscere il suo amichetto segreto. Poverina. Ora ha sistemato l'orologio. Ha scaraventato l'orologio per terra. Sembra a posto, pila a parte. Ne prenderò un altro al mercato. Dai, puoi farcela, Mimi. Trova qualcosa per riparare l'orologio. Ok. Un'alluvione. Sarà successo qualcosa durante l'alluvione. Comunque anche tranquilla, voglio dire, io sarei scappata nel bosco e non sarei tornata per giorni. È stata proprio cattivella la nonna. Allora. Ma la nonna dorme sempre, la sentita russare ancora. Ma beve la nonna? Mi è venuto anche questo dubbio. È la prima volta che il tempo è così. Peraltro un'altra cosa che non mi torna della nonna è che nel gioco ci dicono insomma che sembra quasi che vogliano farci capire che è lei quella che andava d'accordo col figlio. Cioè lo dicono, ah, dovevi esserci qua tu così riuscivi a parlarci, ma in realtà noi l'abbiamo vista litigare al telefono col figlio, aveva litigato con la nuora quando l'aveva conosciuta a Parigi, con Mimi si è comportata come abbiamo visto che si è comportata. Mi sembra sinceramente lei quella difficile di carattere più che il marito, che mi sembrava uno molto, molto più empatico. Anche questa cosa che abbia detto che lui l'orologio l'ha regalato al bambino può anche non essere vero, ok? Però si è reso conto, insomma, che non è il caso di andare in giro a dire di un bambino che è un ladro. Magari c'ha anche dei problemi, sto bambino, se ti ha rubato l'orologio. Allora, dorme, dorme sempre questa. Meglio non svegliarla, le lascerò una registrazione per dirle che sono uscita. Hai raccolto una nuova cassetta. Hey, Grandma, I have to go out. My friend's watch, well, maybe it's not his watch, but Renaud's watch needs to be repaired. Lei è troppo I was brava. thinking about leaving you a note, but I don't want you to criticize my grammar. So here's a little message to say that I don't know what happened between Renaud and you, but I'm sure you can fix it one way or another. Carina. Just like I can fix this watch. Un Mom always says that I need to tesoro. be more like you, and going out in the rain seems exactly
see the kind of crazy stuff you would do. Sorry I said crazy. Love you, Grandma. No, lei invece non gli porta rancore, la nonna. Ok. Lei è proprio brava. Quante nuvole. Ora devo andare. Vai. Vediamo di raccogliere se c'è qualche indizio. Oggi non lo uso il bagno, voglio solo vedere se ci sono gli indizi. Promesso, questa è la solita pianta. Ehi, devo fare una commissione, torno presto. Sì, sì, lei proprio parla con la pianta. Bagno no. Mi hanno detto che oggi non lo usiamo. Nella sua camera siamo andati, andiamo a vedere giù. Sbrigati, Mimi. Lo facciamo al solito giro qua? Lo facciamo? Dai, per una volta non lo facciamo. Ed era l'unica volta che c'era qualcosa. Tutti quei bigliettini sul frigorifero c'erano prima. Non adesso ho altro da fare, ok? Mangiare, mangi qualcosa? Mi fa una merenda? No, non mi va. Ok. Beh, se non altro... ti dicono frasette diverse ogni volta che clicchi sugli stessi oggetti. Sulla foto cosa diceva? Qua. Sbrigati, Mimi. Ok, sbrigati, ma lo sai che io devo controllare tutto. Oh, mi ero completamente dimenticata di Esteban, Tao e Lia. Non so chi sia. Un film? Una serie TV? Qua... devo sbrigarmi, ok, va bene, ho capito, non vuoi girare. Che bello anche l'effetto del temporale. Cioè il colore, proprio il colore che del cielo quando piove. Sedermi sotto la pioggia, meglio di no, qua non c'è niente. Torno presto, piantina. Devo mostrare questo posto a Renu. Appena potrò invitarlo. Sì, quindi lei non l'ha preso così male come l'ho presa male io. Per me è stato terribile quello che ha fatto la nonna, però... oh. No, 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 vediamo. Facciamo il solito giro, bimba. Per vedere se c'è qualche quadratino o qualche frase da raccogliere. Concentrati, Mimi, concentrati. Adesso cioè per me una cosa come quella che ha fatto la nonna, lei sarebbe stato motivo di chiudermi come un riccio e non parlare più con un adulto per i seguenti 10 anni. Non fidarmi più di un adulto per il resto della mia infanzia e adolescenza. Però lei a quanto pare è più positiva di me. The rain changed how the world looked. I remember the smell, the mud. The path I once knew like the back of my hand was different. I only had one thing in mind, fixing the watch. Okay. Fixing Renaud and Nora. Okay, lei vuole sistemare l'orologio perché vuole sistemare, diciamo, la relazione fra Renaud e Nora, giustamente. Sono due persone alle quali tiene, una è la sua nonna. L'altro il suo amichetto, per cui vuole che vadano d'accordo. Oh Mimi, com'è pericoloso quello che stai per fare. Io lo so che ci succederà qualcosa. No, vai a piedi. No, la strada per il mercato è bloccata a causa della tempesta. Anzi, toccherà prendere il kayak, ok. Ok. La vedo proprio brutta, brutta. Non posso cambiare la visuale. Ah, devo probabilmente evitare i tronchi fin quando non ci... No! No, 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 no. Ecco, lo sapevo.
Dove vai? Dove vai, piccina? Dove vai? Poi non si riesce più di tanto a evitare perché non puoi andare più di tanto sui bordi. Io sono anche imbranata, probabilmente le farò fare una brutta fine. No! Ecco, ecco. Ciao. Ah, santo cielo. Ma guarda. Chissà se le sogno queste cose sono vere. Probabilmente un sogno intanto che sta annegando. Sì, è un sogno. Che bello. Cioè, bella questa rappresentazione in fondo al fiume. Che posto è questo? Quindi questo è quello che è successo. Lei ha avuto un incidente perché cercava di sistemare il brutto carattere della nonna. Bello comunque. C'è un foglio. Una lettera. Forse spiegherà. Ah, quella è una pagina del mio raccoglitore. Oh. Au! È il serpentone! Pensavo fosse un muro. Il colubr. Sente la voce della nonna. Nonno, un po' tardi, eh? Un po' tardi per disperarsi. Magari ronfa meno e controlla più la tua nipotina e tratta un po' meglio. Comunque Mimi è stata proprio brava nel modo in cui ha reagito. Cioè pensavo che... avevo capito che le sarebbe successo qualcosa per colpa di questa... liti sfuriata della nonna. Però pensavo che, non so, sarebbe scappata lei, arrabbiata, piangendo. Invece no, invece lei cercava... di sistemare la cosa. Che paura quel serpentone. Il drago. Non è un serpente, è un drago. Un'altra pagina del suo diario. Mimi, come ti cerca, eh? A parte che voglio dire, sta disgrazia, ok, è successo adesso, perché magari c'è anche la tempesta e tutto quello che vuoi, però comunque era pericoloso far andare in giro la bambina da sola, dormendo, e te dormivi e lei andava in giro col kayak nel fiume, dai. Anche col fiume tranquillo. E adesso cosa c'è? Il nulla. Ma guarda. Sarà il suo o sarà quello del club? Oh, come grosso, oh che bello, però sembra buono, ma il muso buono, no? Sono io che voglio vedere buono. Le risponde.
cappello. È un sogno? È un sogno o sarà successo veramente? Dai, che non ti mangia. Guarda che bella. È bravo. You didn't do it on purpose. Ho capito. I get it. Non l'hai fatta apposta. Could you please? Vedi, te la salva alla fine. Think. Anche lui la cerca. Oh no! Oh. Mimi! Bravo il bimbo. Ah, posso andare sott'acqua con lui. Non si vede niente, vai sott'acqua! Yeah. Guarda, guarda come si butta ad aiutare la sua amica. Eccola! Forza Mimi, vieni con me. Libera Mimi dei rami. Come on! Forza. Mimi! 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 Ah, ecco. Brutti. Avete capito che non è il caso di litigare. Non so se è non ora o se è non ora. Oh no, no. Renoce, penso io. Incolperanno tutti me. No, non succederà. So cosa fare. Ok, devo farle. Va bene? No. Non so se si può morire. Dai, dai. Più o meno va bene. Il massaggio cardiaco. Va bene? Non va bene? Game over? Oh sì, no, non è game over perché lei è viva dopo, per cui non può morire, che domanda stupida. Ok. Sono annegata qui, sono quasi morta. E ha dimenticato tutto. Ok. Le ultime parole. Non servirà a riportare in vita nessuno, ma... Un momento, cos'è quel rumore? Forse un animale? Sarà Renaud da adulto? Sto sognando?
Come stai, Renaud? Renaud, sei tu? Sì, ciao Mimi. Che bello che si incontrano. Ah, vedi, dopo il tuo incidente Nora si è presa cura di me. Ah, vedi, quindi ha capito che era il caso. Quindi non era sola la nonna, aveva Renaud. E negli ultimi mesi io ti sei presa cura di lei? Esatto. La morte di Nora, la scatola. Beh, la morte, dai. C'eri quando è morta Nora? Sì, lei non era sola, era circondata da amici. Ha avuto una vita piena di bei momenti, lontano dalla sua famiglia, lontano da te. Ok. Cioè, nonostante, non visto che era lontano. Si è rifiutata di andare contro la decisione di tuo padre, che era quella di non vederli più. Mio padre, lui, Nora. Nora lo ha perdonato alla fine. Che decisione del padre di andarsene. Il colubre. Devo dirti una cosa. Penso di aver visto il colubre sott'acqua. Era un sogno, ma davvero molto interessante. Mi fa piacere che ricordi qualcosa. Non hai capito, sono stata io ad andare al fiume da sola. Adesso va tutto bene. Nora ha aiutato molta gente qui. Compreso me. Ci siamo lasciati tutto alle spalle. Ti ha lasciato questa scatola. Ah, voleva che te la facessi avere. Ce l'ha lui la scatola. Ma guarda. Il giochino. What? L'avevamo realizzato per il picnic. Che bello. Cassette. Nice. Le mie cassette. Questa cos'è? La mia attrezzatura da esploratrice. Che bello. E il libro. È il raccoglitore, finalmente. Sono passati secoli, vero? Sì. Eppure sembra passato così poco. Riesco ancora a sentire il calore del sole estivo. Cos'è questa lettera? Non ricordo di aver scritto nessuna lettera quell'estate. È stata Nora a lasciartela. Leggila, così capirai cosa ho provato. Ok, leggiamola, sono curiosa. Dear Mimi, I could be writing about how much I miss our days together. I could be crying and going on about how beautiful that summer was and what the following summers would have been like. The years after your father took you away and protected you from me were difficult and lonely. I won't lie about that. I kept thinking about the things I should have done, the things I should have said. But the past is the past. What's done is done. Mimi, my dear Mimi, I wish I could say these words to you in person rather than in a letter. I told you once, places, objects, people have many different lives. Alla fine l'hai capito, un po' tardi. Life is a long and precious story, so you have to write your own. Poverino, anche lui è rimasto solo. Guarda, che bello. Explore your life like a beautiful valley on a hot summer's day. Record the colors and the sounds around you like you did back then. Bella questa immagine di lui. Ah, il gatto. Are you sure it's the same cat? Infatti, sei sicuro che sia la stessa gatta?
Take a deep breath before every challenge and after every success. Cosa fai? Hai venduto la casa immobile? Tell everyone about life, about the highs and the lows. Share it without holding back. My dearest. Oh. I'm grateful. I'm leaving happy. Your Nora. Bello. Beh, mi sono un po' commossa, devo dirvi la verità. E mi è piaciuto, mi è piaciuto. Mi dispiace. A parte, vabbè, i disegni, l'ambientazione. La nonna ha fatto una cosa terribile, secondo me. Forse il figlio ha anche un po' esagerato. Cioè, non far vedere più il tuo nipote alla nonna. Magari non gliela lasci lì per le vacanze, ma ogni tanto vai a trovarlo, ti fermi lì 2 o 3 giorni anche tu e controlli che tua figlia stia bene, ecco, non lo so. Non lo so, è difficile, come tutte le storie di famiglia è difficile dare giudizi. Bisognerebbe viverle, bisogna viverle per sapere chi ha ragione e chi ha torto. E forse nessuno ha tutta, che bella la gattina, nessuno ha tutta la ragione, nessuno ha il torto. Comunque ci hanno confermato che quella è la stessa gattina, per cui è la gattina centenaria. Io vi ringrazio molto per aver seguito questa storia, mi spiace che questa ultima puntata è stata molto breve, però io ho cercato di dividere in capitoli e gli ultimi 2 capitoli erano molto brevi. E niente, ci sentiamo presto e se andate in vacanza magari prendete in considerazione di andare in Dordogna, che deve essere un posto veramente meraviglioso. Ciao a tutti, a presto. Ah, e non ho scoperto che sono quei 2 bambini biondi. Fa niente.